Eccoci arrivati alla scelta dei finali. Allora, c'è da dire che tutta questa parte qua della scelta dei finali non cambia niente a livello di gameplay o di storia, ma c'è un punto che secondo me rende questo capitolo e quello successivo canonici. Partiamo da un presupposto. Il sequel ufficiale, tra virgolette, di Saint Row Agent of Mayhem, o per meglio dire, è un universo alternativo dove Johnny è un agente di polizia. Cosa che succede in questo finale. Ma in questo finale, nel momento in cui si viene ricreato il mondo, se i Saint Row non sono quelli che sono e Johnny è un poliziotto, ha senso che nel nuovo gioco i Saint Row non siano i nostri Saints, ma sia un altro gruppo. È per quello che il fatto che abbiano retconnato la serie ricreata da zero potrebbe avere senso, per quanto odi ammetterlo. Io inizierei ovviamente dal primo dei finali, il più giusto. Riunisci Johnny all'amore della sua vita. Johnny realized that this was his one chance to make it into heaven. Had to take it. Eh sì, effettivamente, non ci sarebbero state altre vie. Ah, troppo bianco per i miei gusti. Ehi, Johnny. Che poi lei è la versione di Saint Row 1. Avrei preferito quella di Saint Row 2, però va benissimo anche questa. The End. The End. Ed è così che il logo dei Saints tornò a splendere d'oro. E la storia di Saints Row, o meglio dire la sua prima versione, ebbe fine. Ma non è il momento di disperarci. Sconfiggi Satana, completata. $8,000, che spreco. Madonna mia. Potevi darmi qualcosa di più, eh? Ah, questo perché abbiamo completato il gioco al 100%. For centuries, the Old Tor Alliance ruled in relative peace until a new threat. Una nuova minaccia, eh? A secret cabal that plotted to strike at a time of complacency. Certo. The war was long and tumultuous, but in the end, the Old Tor Alliance. Peccato che non si vede questa cosa. Sarebbe stato bello vederlo. Dane's partnership with Johnny changed him more than he knew. Dane e Kiki. Abducted Kiki. Dane risked his life to William Sharp. The two got married soon after. Naturally, an ironclad prenup was agreed to. Sharp is now their pool boy. Vlad's castle was returned to its former terrifying glory. Killbane screams. Hey, Killbane. Shantytown, a permanent reminder of what comes to those who question Vlad's dominion. Blackbeard now sails across the sky on the Queen Anne's Revenge, searching for any others who would threaten the Alliance's control and pressing them into service. Shakespeare's considerable. Lui è quello che più se la merita questa cosa, assolutamente. Shogo è proprio uno stronzo. Of Shogo Akuji. The critics and audiences loved it. Shogo not so much. Eh beh, ci credo. People kept on tormenting Dex. The payback was well overdue. But Viola looked not for power or revenge. The deal she sought was of a different nature. Ovvero? Ever a realist, Viola knew there was no way to barter her way past the pearly gates. But she was quite confident she could reach a different arrangement with God. An annual conference between representatives of heaven and hell. Oh, dai? Really just an excuse for dai, che bello! Che bello sto finale con tutti quelli morti. Tutto questo per rivederli. Che bello. Quello è un bel finale comunque. Al diavolo Satana. Vediamo se sblocchiamo altri trofei. Beh, sarà stato anche un happy ending.
Ma non è l'unico finale questo. Torniamo di nuovo da Satana e pestiamo la morte. Guarda che bello, nuovo inferno, tutto completato. Seconda sconfitta di Satana avvenuta e ora Johnny prende il suo posto. Incorona Johnny come nuovo sovrano degli inferi. In Hell's weakened state, the heavenly host made short work of Satan and those who were loyal to him. Soon Johnny was the new ruler. Io non credo che Johnny vorrebbe una roba simile comunque. Kind of pretty, isn't it? Yeah. It kind of is. Do you miss your friends? Nah. I don't know them. Eh beh, sicuramente. Gli riserverò un posto d'onore un giorno. The End. The End. E il logo dei Saints tornò pure a splendere. San Johnny, salvaci tu. Altri 8.000 passadollari. La cosa divertente è che per ottenere tutti quanti i finali devi continuare a rifare la missione finale e ottenere ancora soldi, quindi. Tra le altre cose direi anche, visto che un po' di soldini da parte ce li abbiamo, potenziamo anche qualche altra arma. Anche perché uno degli obiettivi del gioco è potenziare tutte le armi, quindi. Terza sconfitta di Satana e invia i Senza alla ricerca di un nuovo mondo per ciò che resta dell'umanità. Nonostante tutto questo sarebbe stato un bel finale. As he loved Aisha, Johnny couldn't abandon his friends and the rest of humanity. There it is. The planet itself looks perfect. Nonostante tutto, in realtà questo poteva essere un finale reale lo stesso, It appears to be inhabited by a psychotic warlike race. This is going to be our toughest fight yet. Perfetto. Grazie Dio. The End. Nonostante tutto, è comunque bello. Quarta sconfitta di Satana e il mondo viene ricreato. Fai in modo che Dio rigeneri la Terra e riscriva l'intero universo di Saint Row. Santo cielo. Vai. Johnny knew that he couldn't choose his own happiness at the expense of humanity. And so he asked God to reshape the world, hoping that maybe, just maybe, in this new life he could find his friends again. Ma poi chi è questo? I can't believe we've bagged Brimstone. It doesn't make sense. She's evaded capture for years. Why would she drop the ball now? I don't know. When the lieutenant gets to interrogation, Brimstone's gonna talk. Ah, sicuramente. The End. The End. Questo è l'unico finale che non ha un vero senso logico. È comunque una scelta, per carità. Ed eccoci qua, ultima sconfitta di Satana, ultimo finale. Fa in modo che Dio conceda a Johnny le risposte a tutte le domande dell'universo. Questo è il finale meme, il finale scherzo, non ha nulla di serio, ma è pur sempre un finale. E in tutte le risposte dell'universo ci sono: c'è un nuovo posto dove abitare? Aisha sta bene? E tante altre cose. Il vero nome del presidente? There were so many questions that Johnny needed answers to. Why did good people suffer? Was there a way to bring peace to all mankind? Eh già. What was the secret to making a perfect lost misc? Oh.
The End. The End. E stavolta per davvero. Questa è l'ultima volta che vedremo questo libro aprirsi e chiudersi. Con questo abbiamo finito anche Saint-Ro God Out of Hell. È stata sicuramente un'impresa molto lunga, ma alla fine ce l'ho fatta. Sono riuscito a portare tutti i giochi principali della serie di Saint-Ro. Siamo partiti da Saint-Ro 3, che diciamo era un esperimento al tempo. Siamo ritornati all'1, 1, 2, 3 rimasterizzato, 4 e God Out of Hell. Sono contento di avere completamente la serie sul canale, ma cosa di cui sono ancora più contento è che ad oggi mancano 2 mesi all'uscita del nuovo Saint-Ro. E sarà qui sul canale un episodio al giorno alle 18, come per tutti gli altri episodi della saga. Ma per ora questo è un addio a Saint-Ro originale. Ragazzi, sono veramente contento perché Saint-Ro mi è sempre piaciuto e, non avendo mai giocato il primo capitolo, mi mancavano molti punti, davvero. Dex, Julius, mi mancavano un sacco di cose, un po' come questa texture, per essere completo. Ma ad oggi abbiamo tutto. C'è da chiedersi se il reboot porterà qualcosa di nuovo alla saga di originale oppure no. Sarà un capitolo totalmente distaccato. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per aver seguito tutta quanta la saga di Saint-Ro. È stato un viaggio molto lungo, ma di cui sono veramente felice che ne abbiate fatto parte. Quindi, signore, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!